facciamoci fermare dalla paura, ma accettiamo l'invito di Dio, entriamo nel suo fiume. Ora, quello che voglio condividere con voi è qualcosa che io credo vi aiuterà a vincere questa paura. È qualcosa che ha toccato il mio cuore in un modo veramente particolare. Ed è qualcosa che io penso nessuno di noi ha ancora afferrato pienamente, anche se ogni tanto se ne parla. Dio è un Dio del patto. E stasera voglio guardare proprio a questo. Dio è un Dio del patto. Ora, voglio leggere con voi intanto Geremia 1, i versetti dall'11 al 12. Parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: Geremia, che cosa vedi? Io risposi: vedo un ramo di mandorlo. L'Eterno mi disse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Neemia, capitolo 1, versetto 5. Neemia 1, versetto 5. Neemia viene a sapere che le mura di Gerusalemme, nonostante siano trascorsi gli anni, sono sempre distrutte. E il popolo vive nella povertà, nella miseria e nell'obbrobrio. E quando lo viene a sapere, Neemia non dice: oh mamma mia, adesso che cosa faccio? No, no. Leggiamo cosa fa Neemia. Anzi, iniziamo dal versetto 4. Neemia 1, versetti 4 e 5. Ora, come udì queste parole, mi posi a sedere e piansi. Quindi feci cordoglio per vari giorni e digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. E dissi: ti supplico, Eterno, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e la misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. È interessante vedere che Daniele, a un certo punto pregando per Israele, nel capitolo 9, al versetto 4, fa esattamente la stessa identica preghiera. Daniele e Neemia sono due esempi per noi di intercessori nella parola di Dio. E che cosa ci fanno vedere? Come pregavano? A che cosa si appellavano? Come hanno iniziato la loro preghiera? Hanno proclamato chi Dio è. Tu sei un Dio che ha fatto un patto con il tuo popolo e tu sei fedele al tuo patto. Dio è un Dio del patto, è un Dio fedele alla sua parola e alle sue promesse. Lui fa quello che dice. Questo non dimentichiamocelo mai. La parola di Dio dice che Dio non è un uomo, ok? Che possa mentire. Ora, voglio leggere un passo che le volte che lo leggevo mi lasciava alquanto stranita, perché dicevo, ma che strano. Andiamo in Genesi, nel capitolo 15, i versetti dall'1 al 18. Ci siete? Ok. Dopo queste cose, la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Ma Abramo disse: Signore Eterno, che mi darai? Perché sono senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Poi Abramo soggiunse: tu non mi hai dato alcuna discendenza, ed ecco, uno nato in casa mia sarà mio erede. Allora ecco, la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda ora verso il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Quindi aggiunse: così sarà la tua discendenza. Ed egli credette all'Eterno, che glielo mise in conto di giustizia. Poi l'Eterno gli disse: io sono l'Eterno che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese in eredità. E Abramo chiese: Signore Eterno, da che cosa posso io sapere che l'avrò in eredità? In quel momento ad Abramo
No, non voleva qualcosa in mano, qualcosa di più di una parola. Ok? E Dio che cosa fa? Allora l'Eterno gli disse: portami una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione giovane. Allora Abramo gli portò tutti questi animali, li divise in due e pose ciascuna metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Alcuni uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò. Verso il tramontare del sole un profondo sonno cadde su Abramo, ed ecco uno spavento e un'oscurità profonda caddero su di lui. Allora l'Eterno disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi. Dopo questo, essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto in buona vecchiaia. Ma alla quarta generazione si torneranno qui, perché l'iniquità degli Amorei non è ancora giunta al colmo. Or, come il sole si fu coricato e scesero le tenebre, ecco una fornace fumante ed una fiaccola di fuoco passare in mezzo alle parti di questi animali divisi. In quel giorno l'Eterno fece un patto con Abramo dicendo: io do alla tua discendenza questo paese, dal torrente d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. In quel giorno Dio fece un patto con Abramo. Perché l'ha fatto così? Perché sapete, ogni tempo ha le sue usanze. A quel tempo, quando si voleva ratificare un patto in modo serio, cosa si faceva? I due contraenti prendevano gli animali e facevano quello che Abramo ha fatto. Li uccidevano, li tagliavano a metà e poi. Questo era fuori programma, no? E poi prendevano e camminavano insieme in mezzo alle parti di animali che erano state divise. Grazie. E sapete cosa voleva dire questo? Questo voleva dire una cosa molto importante. Se io manco alla mia parte del patto, sia fatto a me quello che è stato fatto a questi animali. Io garantisco con la mia vita. È una cosa seria, eh? Una cosa seria, mica come oggi. Io garantisco con la mia vita. È meraviglioso per me vedere come Dio in quel momento non dice ad Abramo: ma come, te l'ho appena detto, mi hai detto che mi credevi, io te l'ho messo in conto di giustizia, mo mi vieni a chiedere un segno in più? No, no. Dio conosceva il cuore di Abramo e Dio è sceso al livello a cui Abramo poteva comprendere e avere la certezza che la promessa di Dio, che il suo patto, sarebbe stato sicuro. E l'altra cosa meravigliosa, qual è? È scritto che quando le tenebre sono scese, c'è stata questa fornace, questo fuoco che è passato in mezzo agli animali. Dio è passato in mezzo agli animali, ma Dio non ha chiesto ad Abramo di passare in mezzo agli animali. Dio ha iniziato quel patto, Dio ha deciso di farlo e Dio ha deciso che lui l'avrebbe portato a compimento. E questo è meraviglioso. Non so per voi, ma per me è stupendo. Un altro esempio di come Dio prende seriamente il patto lo abbiamo in Giosuè nel capitolo 9 e poi in Seconda Samuele nel capitolo 21, ed è la storia del Gabaoniti. Non so se voi ne avete mai sentito parlare. Ne avete mai sentito parlare? Alcuni sì, alcuni no. Allora, il popolo di Israele entra nella terra promessa e comincia la sua conquista. Ok? Ovviamente Gerico cade, Ai cade e tutti sono ripieni di strizza. Perché? Perché vedono che Dio combatte per Israele. E allora ci sono gli abitanti della città di Gabaon che dicono: qua è meglio che facciamo qualcosa perché sennò questi vengono e ci fanno fuori tutti quanti. E allora cosa fanno? Mettono in piedi un inganno. Si mettono su degli stracci,
delle vestite dei vesti vecchi sporchi, prendono dei panni a raffermo, degli otri vecchi e vuoti, vanno all'accampamento degli israeliti e gli dicono: ah, guardate, i vostri servi vengono da molto lontano, hanno sentito parlare del vostro Dio e noi vogliamo fare un patto per voi, con voi. Israele che fa? Invece di consultare l'Eterno, come ha fatto altre volte, accetta di fare il patto, di fare questo patto. Poi, quando arrivano alla città di Gabaon, si rendono conto che questi li avevano fregati. Ma sapete, loro avevano fatto un patto davanti all'Eterno. È un patto fatto davanti all'Eterno. È un patto fatto davanti all'Eterno. Dio è estremamente serio riguardo ai patti. Così serio che Israele ha dovuto mantenere il patto che aveva fatto con i Gabaoniti. Non solo. Passano un po' di secoli. Arriva re Saul, che ripieno di zelo personale, cerca di sterminare i Gabaoniti, gli abitanti della città di Gabaon. Lui muore, gli succede Davide. A un certo punto, durante il regno di Davide, c'è una carestia, 3 anni di carestia. Davide non sa cosa fare, va dal Signore e dice: Signore, perché questa carestia? E il Signore dice: guarda, che questa carestia è venuta come conseguenza del fatto che Saul ha rotto quel patto che voi avevate fatto con i Gabaoniti. E se questa cosa non viene sistemata, la pioggia non può venire. Allora Davide va da Gabaoniti e dice: sentite, scusateci tanto, mi dispiace veramente, cosa possiamo fare per sistemare la situazione? Loro dicono: vogliamo 7 figli di Saul. Davide glieli concede. Loro prendono questi 7 figli di Saul, li uccidono e poi viene la pioggia. Avevo troppo svelta, amore. Ok. Ma quel patto era stato fatto con l'inganno. Eppure Dio lo ha ritenuto un patto valido. Fratelli e sorelle care, quando Dio fa un patto, Dio fa un patto. Facciamo un passo avanti. Anzi, facciamo un passo indietro. Quando Neemia e Daniele si sono messi a pregare Dio, a chi si sono appellati? Al Dio del patto. Perché? Perché Neemia e Daniele sapevano quanto fosse serio Dio riguardo al suo patto. Che patto è che aveva fatto Dio con loro? Puoi venire? No. Dio aveva fatto un patto attraverso Mosè. Quando ha portato il popolo di Israele fuori dall'Egitto, lui ha dato a Mosè la legge. E ha detto: ok, io faccio con voi questo patto. E il popolo di Israele ha detto: sì, sì, noi faremo tutte le cose scritte in questo patto. Ok? Ma la parola di Dio ci dice che a un certo punto Israele ha preso e ha, tieni stretto, ha rotto il patto. Non gli è stato più bene, ok? Lui ha cominciato ad adorare altri dei. Ha cominciato ad adorare altri dei. Infatti, se noi andiamo, grazie, in Geremia, al capitolo 31, il Signore che cosa dice? Geremia al capitolo 31. I versetti dal 31 al 33. Fossi loro Signore. Ecco, verranno i giorni, dice il Signore, nei quali, da capo, indietro, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò un'alleanza nuova, non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri,
quando li presi per mano per farli uscire dal paese dell'Egitto, ma un'alleanza che essi hanno violato, benché io fossi il loro Signore. Parola del Signore. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Amen. Nonostante Israele fosse stato infedele e fosse venuto meno al suo patto, Dio non cambia idea. Perché non cambia idea? Perché lui aveva fatto un patto prima della legge con Abramo. Lui ha detto che avrebbe benedetto la sua progenie, gli avrebbe dato la terra di Canaan. E Dio non viene meno al suo patto. Quando gli israeliti, il popolo di Israele, era in Egitto ed era schiavo, a un certo punto Dio interviene e dice: io ho udito le parole del mio popolo, ho udito il loro grido e mi sono ricordato del patto. E proprio perché si è ricordato del patto, Dio è intervenuto, ha mandato Mosè, ha portato il popolo di Israele fuori dall'Egitto facendo segni e prodigi e ha dato loro la legge e la circoncisione, che era il segno del patto. Ma abbiamo visto che il popolo di Israele a un certo punto ha detto: non mi sta bene, preferisco seguire altri dei. Il popolo di Israele, che aveva il Signore, il Dio creatore dell'universo, l'Onnipotente, che aveva fatto miracoli e prodigi, non ha più voluto seguirlo e ha deciso di seguire altri dei. E allora Dio che cosa fa? Vabbè, stavolta è andata così, però io ho la soluzione. E qual è stata la soluzione di Dio? Gesù. Gesù che è venuto ed ha inaugurato un nuovo patto. Vorrei leggere Ebrei 8, i versetti dal 6 al 9. Cristo ha ottenuto un ministero tanto più eccellente in quanto egli è mediatore di un nuovo patto migliore, fondato su migliori promesse. Andiamo nel capitolo 9, sempre di Ebrei, al versetto 15. Che cosa ci dice? Ebrei 9, 15. E perciò egli è il mediatore del nuovo patto, affinché, essendo intervenuta la morte per il riscatto delle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevano la promessa. La promessa dell'eternità. La promessa dell'eterna eredità. Noi siamo eredi di Dio. E poi, anzi, leggiamo una cosa, facciamo una cosa, leggiamo dal versetto 11 al versetto 15. Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto di mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca aspersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. E perciò egli è il mediatore del nuovo patto, affinché, essendo intervenuta la morte per il riscatto delle trasgressioni
commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevano la promessa dell'eterna eredità. Cos'è successo? Potete venire? Dio ha visto che il primo patto non è stato possibile a Israele mantenerlo. Lui sapeva che l'uomo non può in alcun modo mantenere gli standard di Dio. Per questo lui non aveva chiesto ad Abramo di camminare in mezzo agli animali divisi la prima volta. E allora che cosa fa? Dice: mando mio figlio. Puoi venire di qui? Tenetelo con tutte e due le mani. Tu lo tieni con tutte e due le mani, caro. Ok? E dice: nuovo patto. E che cosa succede ora? Con il nuovo patto, chiunque, è scritto, chiunque crede in Cristo ha il diritto di diventare figlio di Dio, ha diritto a ricevere l'eternità, l'eredità eterna. Se noi leggiamo il capitolo 1 di Efesini, vediamo quante cose sono comprese in questo, ma c'è una condizione. Noi dobbiamo essere, io sono piccolina, dobbiamo essere in Cristo. Tutto ciò che noi abbiamo è in Cristo. Al di fuori di Cristo non c'è assolutamente nulla. Nulla. E questo patto niente e nessuno lo potrà spezzare, perché non è tenuto da un essere umano. Ma da una parte c'è Dio Padre e dall'altra parte c'è Dio il Figlio. E niente e nessuno potrà mai spezzare questo patto. E io posso dimorare sicura, sicura in Cristo, fra le sue braccia. Sapete, quando il Signore mi ha fatto vedere questa cosa, il senso di sicurezza che ha invaso la mia anima, io non l'avevo mai provato. Mai. Ed è stato come il Signore in quel momento ha messo un sigillo nel mio cuore. Io ho fatto un patto con te. Io non verrò mai meno al mio patto, perché mio amato figlio ha pagato il prezzo per inaugurare quel patto. E mio amato figlio ha dato tutto se stesso, tutta la sua vita per te. Finché tu dimorerai in lui, tu sarai al sicuro. Tu camminerai al sicuro e niente ti potrà strappare dalla mia mano. Ma io devo restare in Cristo. Sapete, c'è una sola cosa che può privarmi delle benedizioni che sono in Gesù. Magari anche per un tempo, perché Dio ci ama ed è fedele e fino alla nostra morte, anche se noi ci allontaniamo, cercherà di riportarci a sé. E quella cosa è se io decido di rinnegare Cristo e di uscire dal suo abbraccio. Io vorrei chiedervi veramente di tenere questa immagine nel vostro cuore. Tenetela nel vostro cuore. Quando vengono i momenti difficili, quando vi sembra che non c'è soluzione alcuna ai problemi, quando vi sembra di essere soli, quando la tentazione vede e il maligno vi sussurra: guarda che ti stai perdendo qualcosa. Guarda questa cosa, guarda com'è bella, guarda come luccica. Dai, vieni, prendi questa caramella. Perché sapete, il diavolo è furbo. Lui non è intelligente, ma è furbo. E allora che cosa fa? Dice: vieni, dai, mangia questa caramella. No, guarda, io ho il diabete, non posso mangiare le cose dolci. No, dai, mangiala. La prendo, la mangio. E non mi succede niente. Allora il diavolo viene e dice: hai visto? Non è successo niente.
Dopo un po' passa ancora con un'altra caramella. Dai, 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 prendi anche questa. Tu la prendi e ancora non ti succede niente, no? Non ti succede niente. E allora poi cosa fa? Poi arriva con una fettina di dolci. Un bel tiramisù alla crema che a me piace tanto, tanto, tanto. E mi dice: Rossana, Rossana, prendi, prendi, vuoi, è buono. Insomma, caramella non mi ha fatto niente. Ne ho già mangiate un po', ma ha fatto niente. Ma quasi quasi, sto bel pezzo di tiramisù, me lo pappo. In questo modo ci porta sempre di più nella schiavitù, sempre di più lontano da Cristo. La buona notizia è che, come ha scritto l'Apostolo Paolo in Romani 8, e vorrei veramente che lo leggiamo insieme, Romani 8, versetti dal 31 al 39. Dice: che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Guardate, noi abbiamo un intercessore di eccellenza. C'è nessuno che prega per voi? Beh, guardate, Cristo Gesù è alla destra del trono di Dio e intercede per ognuno di noi. Non è una notizia meravigliosa? E poi continua: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto: per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Dite anche voi con me: siamo più che vincitori. In virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Cosa può separarci dall'amore di Dio in Cristo? Niente. Sapete, questo cambia le cose in un modo incredibile. Perché quando io devo pregare, non sono più io, piccola Rossana, che faccio la mia preghierina piccolina, piccolina, che speriamo che arrivi al soffitto. Anzi, speriamo che vada oltre il soffitto, che arrivi a Dio e che magari mi arrivi pure la risposta. Perché io sono piccola, io cosa posso fare? Posso solo pregare. Non è così. Quando io prego, dentro di me c'è lo Spirito Santo, lo Spirito di mio Padre, lo Spirito del Figlio che è dentro di me. La stessa potenza che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti dimora in me. C'è un'unica condizione: che io dimori in Cristo. Questa è l'unica condizione. Finché io dimoro in Cristo, niente e nessuno mi potrà strappare dalla sua mano. E io a questo punto vorrei veramente chiedere se qui c'è qualcuno che ancora non è entrato in questo patto con il Padre. Se non l'hai ancora fatto, non aspettare più a lungo. Vogliamo vedere cosa abbiamo? Qual è la nostra eredità? Andiamo in Efesini, nel capitolo 1. Lettera agli Efesini, capitolo 1.
dal versetto 3. Ci siete? Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Cristo Gesù a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Le ricchezze della sua grazia, non la piccola goccia di grazia, ma le ricchezze della sua grazia, che Egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito, che Egli aveva determinato in se stesso. Dio l'aveva determinato, non è stato un uomo, non è stato un caso. Dio, colui che fa ciò che dice, Lui l'ha determinato per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra, in Lui nel quale siamo stati anche scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo all'ode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo, in Lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, ed aver in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la caparra della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà a lode della sua gloria. Se c'è qualcuno che ancora non ha detto: Signore Gesù, io riconosco di aver peccato, io riconosco che tu sei morto per me, io voglio entrare nel tuo patto, venga avanti e pregheremo con lui, e non abbiate timore, perché guardate, siamo tutti sulla stessa barca, tutti ci siamo passati, quindi non lasciatevi fermare dalla paura, come dicevamo prima. Se volete, venite avanti e pregheremo per voi. Amen.